Ciao a tutti e bentrovati alla puntata numero 8 del TG Fipsas. In grande evidenza questa volta il bass fishing, di cui vedremo due servizi, uno sul campionato italiano a coppie con barche a motore a scoppio svoltosi nel Tevere romano e l'altro sulle qualificazioni del belly boat nella diga di Bilancino. Sempre sul black bass, notizie dalle qualificazioni con barche a motore elettrico. Per la pesca al colpo, campionati mondiali giovanili in Slovenia, trofeo Eccellenza Centro ad Umbertide, campionato master nell'Arno Aretino e campionato specialità carpa in Abruzzo. Infine varie notizie con interviste al commissario tecnico dei Master Massimo Ardenti, al presidente della sezione FIPSAS di Roma Guido Della Croce e al responsabile della vigilanza nazionale della FIPSAS Carlo Pecchioli. Una cocente delusione arriva dalla Slovenia, dove le nazionali azzurre giovanili di pesca al colpo, dominatrici del Mondiale 2011, con 3 ori, 2 argenti ed un bronzo, sono uscite, ahimè, a mani vuote dai campionati del mondo di categoria. Nelle difficili acque della Sava c'erano tante specie ittiche, dai nasi, una specie di savetta danubiana, al gardon, dalle brema, anche di grossa taglia, come vediamo, alle alborelle, e forse in questa varietà di alternative, chissà, i nostri hanno perso il bandolo della matassa. Gli under 14 di Teodoro e Natali, con Martinelli, Veronesi, Corradi, Liverani e Armiraglio, portano a casa un comunque dignitoso quinto posto, mentre sul podio salgono Ungheria, Francia e Slovenia. Quinti anche gli under 18 di Guicciardi e Manelli, con Bonelli, Zagli, Torelli, Campani e Mescoli, in una gara che ha assegnato il titolo alla Slovacchia davanti ad Inghilterra e Serbia. Più profonda la delusione per gli under 23 di Frigeri e Govi, che con una formazione di ragazzi sulla carta esperti, almeno a livello nazionale, come Donetti, Corradi, Leoni, Tassinari e Romeggini, non hanno fatto meglio del tredicesimo posto su 18 nazioni partecipanti, mentre va sottolineata la grande prova della squadra di San Marino che porta a casa un bronzo alle spalle di Ungheria e Croazia. Nessun dramma, però, ai tecnici, a mente fredda, il compito di analizzare le cause di queste sconfitte. L'Arno Aretino ha ospitato la terza e quarta prova del campionato italiano master di pesca al colpo. Sono state due gare intense, molto combattute, con un campo di gara che ha reso molto bene, presentando alternative fra la pesca di taglia e anche le alborelle. Dopo la terza e quarta prova del campionato italiano categoria master, ovvero over 60, in testa alla classifica è balzato il bolognese Gilberto Traldi, in forza al team Crevalcore Tubertini, vero dominatore dell'Arno Aretino, con 2 primi. È saltata fuori una peschina, io non ero mai venuta, non ero mai venuto, una pesca tipo la lama, bavettino corto, con leggero, partito subito leggero, quando non tirava il vento, man mano che si spostava il vento, mettevo delle montature un po' più pesantino, pescato sotto la punta. Primo giorno ho fatto quasi 10 kg, oggi ho fatto 8 kg. Sono andato bene, mi sono divertito, è stata una bella gretina. In effetti l'andamento della gara ha presentato delle analogie con il canale modenese, soprattutto per quanto riguarda il pescato, costituito in nettissima prevalenza da carassietti di taglia media di 60-70 grammi, pescati a Rubesien, la maggior parte dei quali da volare in velocità senza l'aiuto del guadino. La presenza delle alborelle era comunque massiccia e specialmente pescando con bigattino il disturbo della minutaglia era evidente, col galleggiante che ballava freneticamente, inducendo in alternativa all'innesco del chicco di mais. Con quest'ultima esca però si incorreva nel rischio di catturare soprattutto dei piccoli pesci gatto, decisamente meno desiderabili rispetto ai carassi. Ne sa qualcosa Angelo Sorti, che balzato al comando dopo la bella pescata del sabato, quando ultimo del campo di gara aveva fatto una mattanza con 12 kg, in gara 4, ha preso molti pesci, ma non ha avuto dalla sua la taglia, perdendo la leadership della classifica.
In compenso, alla domenica, ultimo di gara, ci è capitato Natale Bagarello, che non ha avuto problemi facendo l'assoluto con 9,5 kg, spalla a spalla con Luciano Bazza, classificato poi al secondo posto. Qualcuno comunque le alborelle le ha pescate sul serio. Qui vediamo prima Fulvio Neri e poi Alessandro Maggi, un po' perché non avevano il picchetto buono ed un po' perché, diciamolo pure, i master, quando è possibile, risfoderano volentieri le corte cannette fisse con le quali nella loro carriera hanno mietuto fior di successi. Ma l'Arno Aretino è un campo di gara dove le alternative e le sorprese non mancano, ed allora ecco che qua e là fra i 60 garisti spuntava qualche vetta piegata e qualche elastico allungato, segno della lotta con la immancabile Carpa. Qui a venirne a capo è il padovano Pilotto. Finale di gara è stato davvero scoppiettante. Non capita spesso di vedere tre garisti, l'uno vicino all'altro, contemporaneamente incannati con pesce d'Italia. Ed ecco le catture delle tre carpe in sequenza. Apre le danze il novarese Tonelli, seguito dal modenese Loris Gemmi, che si aggiudicherà il settore, e dal mugellano Cerbai. Ma la carpa più bella l'aveva presa Riccardo Galigani, che al termine di una bellissima prova ha vinto il settore, insediandosi in seconda posizione a mezzo punto dalla capoclassifica Traldi. Sentiamo il garista, nonché noto giornalista pistoiese, al termine della gara. Ma è stata una gara un po' diversa da quella di ieri. Ieri avevo impostato le alborelle, ho fatto un bel secondo con le alborelle, con oltre 4 kg, e oggi sono ripartito ancora con l'alborella, con le mie belle cannine di legno come si usava una volta, che ieri mi avevano dato un bel risultato. Solo che dopo un'ora avevo circa 220-230 alborelle al momento, sono uscito anch'io e ho cominciato a prendere un po' di carassi sulla pasturazione che avevo fatto all'inizio. A metà gara poi ho cambiato la lenza, avevo un 3 grammi, ho messo addirittura 4 grammi in un'acqua ferma così, però evidentemente rendeva molto di più. Ho preso una bella carpa anche e ho finito praticamente con il pesce in canna, quindi è stata una bella gara, mi sono divertito e credo che sia alla base di tutto questo. Siamo in partenza, il 6 partiremo alla volta di Penacova, a una trentina di chilometri da Coimbra, sul Rio Mondego. Ci apprestiamo ad affrontare una gara un po' ostica per quelle che sono le nostre caratteristiche. Abbiamo notizie di qualche bogas, ovvero delle piccole savettine, lasche, e di percio gujon, che comunque escono fuori un po' da quella che è la nostra cultura di pesca. La nazionale, che è composta praticamente da Bagarello, Torri, Bazza, Pagliari e Curarati, ha a disposizione quattro giorni di prove, in cui ho chiesto ai miei ragazzi di cercare di far diventare questo campo come un campo che conosciamo da un paio d'anni, cercare di provare evitando situazioni di catture, evitando di mettersi in mossa, ma cercando di arrivare un pochino al bando della matassa. Sono convinto che comunque ho a disposizione il meglio che possa avere per quanto riguarda la nazionale, e sono dei grossi professionisti, daranno tante soddisfazioni, e sono convinto che anche di questa volta riusciremo fuori a testa alta. Sono molto fiducioso. Il trofeo Eccellenza Centro corre ed ha già disputato la quarta e penultima prova nel Tevere ad Umbertide. È stata una gara molto bella, pescosa e ricca di catture di ogni genere: cavedani, barbe, carpi, perfino tinche. La vittoria è andata alla Golden Fish Verde Azzurro Tubertini di Civitanova Marche, con un primo di Massimo Fontana, due secondi di Bottegoni e Costarelli ed un quarto del giovane Ruffini. La pesca vincente è stata quella del cavedano, pescato innescando il mais. I marchigiani sono anche passati al comando della classifica,
per quanto la Blue River Tubertini, che è seconda, abbia al momento uno scarto migliore. Seguono Pesca Club Teramo Milo, Cormorano Kolmic ed Aspes Kolmic. Nel fine settimana del 21-22 luglio, il lago di Overfish, in provincia di Teramo, ha ospitato il campionato italiano di pesca alla carpa. I partecipanti, ad iscrizione libera, erano 120 e dopo la prima prova soltanto la metà sono stati ammessi alla seconda e decisiva manche. A termine di due gare, condotte per lo più nel sottoriva, il titolo è stato assegnato al teramano della Aspes Kolmic, Francesco Rupilli, evidentemente buon conoscitore delle abitudini delle carpe dell'Overfish, che ha concluso con tre penalità, con quasi mezzo quintale di peso, precedendo allo sprint Manuel Ferri dell'Amo Sant'Arcangiolese Kolmic e Marco Fabbri della Bellaria Rimini Miramare Maver. Ed eccoci al Bass Fishing con la prima prova di finale del campionato italiano a coppie con motore propulso a scoppio. Campo di gara il Tevere vicino a Roma. Sabato 21 e domenica 22 luglio si è svolta la prima prova in due manche del campionato italiano di Bass Fishing da natante categoria motore a scoppio. Le antiche acque del Tevere sono state teatro di questa importante manifestazione a coppie, tesa a determinare non solo i campioni italiani della specialità e la formazione del club azzurro, ma anche il rappresentante italiano al torneo internazionale Bass Fishing Federation Nation 2013. Come spesso succede nel bass fishing in fiume, le attrezzature e le tecniche di pesca sono le più svariate. Per questo vengono preparate per l'uso molte canne, sempre monopezzo, con montature diverse per affrontare le varie tipologie di sponda. Il campo di gara si estendeva per circa 40 km dalla diga di Castel Giubileo a valle a risalire fino alla diga di Nazzano. La motonautica Fiume, in località Sette Bagni alle porte di Roma, è stata la base logistica ed il punto di partenza della gara. Nell'assolato luglio romano molte coppie in gara hanno cercato con insistenza il black bass di taglia nell'intricata vegetazione sporgente sull'acqua. Si va dal pitching con innesti Texas di gomma voluminosa al flipping pesante con jig da infilare nella vegetazione più fitta, alla pesca a crank spinner bite in acque un po' più libere. 36 gli equipaggi in gara che si sono ben distribuiti lungo la parte centrale del campo di gara. In Tevere l'approccio è soprattutto rivolto alla sponda che viene battuta palmo a palmo. Dopo la prima ora si capisce che il fiume sarà avaro di catture, forse per il gran caldo di questi giorni. Proprio per la difficoltà di poter mostrare delle catture importanti in diretta, ecco alcune immagini di repertorio. Molte invece le catture sotto misura che, se non altro, dimostrano che il vecchio fiume romano è in buona salute per il bass fishing dei prossimi anni. Dopo due duri giorni di gara sono stati portati in pesatura circa 100 black bass con il big di 1,660 kg della coppia Rizzo-Allegro. Ed eccoci alla premiazione. Al terzo posto si sono piazzati i bozzoli Cattini con 7 pesci da 5 kg e 220 grammi. In seconda posizione i perugini Della Ciana Minaldoni con 8 pesci da 5 kg e 240 grammi. E in testa i fiorentini Ferroni Telese, già campioni del mondo a squadre lo scorso anno a Bolsena, che hanno portato in pesatura 7 pesci per un totale di 6 kg e 600 grammi. Seguono a ruota i più volte campioni italiani Debbie Ruggi ed i campioni del mondo in carica Mancini Battaglia. La
prossima ed ultima prova di questo campionato di categoria è in programma nel Lago di Garda il 15 e 16 settembre prossimi. Rimaniamo ancora nel bass fishing con una notizia che perviene dai laghi di Mantova, dove si è gareggiato per la qualificazione al campionato italiano zona Lombardia per la categoria a coppie con motore elettrico. 16 gli equipaggi in gara che hanno spaziato solcando le acque del lago di mezzo e del lago inferiore, cercando di stanare i boccaloni in una giornata veramente tremenda per l'afa che si respirava e che ha paralizzato anche il pesce. A vincere è stata la coppia De Simone Fontana con due prede per 2190 punti, seguita da Casarini del Grosso e Galaverna Manzini, entrambe le coppie con una cattura. In questa puntata, lo abbiamo detto, grande spazio al bass fishing nelle sue varie interpretazioni, tra le quali non è seconda a nessuno per spirito e contatto con l'elemento naturale, quella del belly boat, volgarmente detto ciambellone. Abbiamo seguito per voi la seconda prova di qualificazione per la zona Emilia-Romagna Est alla diga di Bilancino. Al termine del filmato proponiamo anche le classifiche finali di tutte e sette le zone in cui è articolato il territorio nazionale. Il campionato italiano bass fishing da belly boat continua la sua marcia di avvicinamento verso le finali previste per il secondo weekend di settembre al lago di Massaciuccoli. Ormai i gironi zonali di qualificazione hanno espresso i loro verdetti ed è stata completata la lista degli ammessi alle due gare per la conquista del titolo. Le nostre immagini documentano la seconda ed ultima prova della zona 4 Emilia-Romagna Est, svoltasi alla diga di Bilancino presso Barberino del Mugello, alla quale hanno preso parte 26 concorrenti in una giornata calda, anche se abbastanza ventilata, per l'organizzazione dei bolognesi della Magilla Bass. Su questo evento sentiamo l'autorevole commento del tecnico del bass fishing, Stefano Corsi. Il lago di Bilancino è un invaso artificiale che è nato già diversi anni fa, con l'acqua bellissima, praticamente potabile, fornisce l'acqua a Firenze, provincia e Prato, ed è un posto che abbiamo ampiamente ripopolato con il black bass, però è presente un numero notevole di lucci e di persici reali, quindi predatori che sono in concorrenza con il boccalone. E infatti vediamo che, a parte un boom che c'è stato negli anni scorsi, non si riesce a garantire ancora una pescosità molto elevata. Qui c'è la presenza di qualche erbaio e insistono molto sullo spot, quindi cercando di convincere quei pochi pesci che ci sono alla fine alla boccata. E questo si può fare soltanto con esche innescate in maniera antialga, esche che consentono una presentazione lunga, una lunga permanenza nella strike zone del pesce, per cui essenzialmente esche in silicone. Sono messo 3 ore su quella punta là in mezzo a una foresta di alberi a jig sul fondo, non ho visto una mangiata. In effetti il lago di Bilancino ha confermato una estrema difficoltà nella cattura del black bass, tanto che sono stati solo 5 i pescatori a portare al peso catture valide per un totale di 7 boccaloni. La gara è stata vinta da Stefano Celere della Magilla Bass con 2 prede per 704 grammi davanti al 2 volte campione italiano Alessandro Brini, anche lui con 2 persici trota per 626 grammi. Celere Stefano! Il vincitore del girone con 5 penalità e 5 catture nelle due prove è stato però Vittorio Toselli della Another Bass Company di Ravenna. La prima prova è stata svolta un mese fa circa nella zona di Cerea, presso le vallette medesime del parco delle vallette di Cerea, in cui sono riuscito a catturare 4 pesci. Il primo che ha mangiato
è stato quello più grosso, quello che era un chilo e mezzo, e mi ha consentito di raggiungere il secondo posto. Gli altri erano tutti pesci piccoli, come in generale hanno preso anche gli altri. Oggi invece ho pescato insieme agli altri vicino alla partenza, ho avuto la fortuna con un'esca dritta montata a wokey di prendere un pesce che ha mangiato bene, per cui non ho avuto problemi sia nel recuperarlo che nel metterlo in nassa. Ed ecco i primi tre classificati della zona 4. Da sinistra Diego Prodomo della Bologna Bass, terzo, il vincitore Toselli ed il suo compagno di squadra Alessandro Primi, secondo. Abbiamo ora due interviste realizzate da Valentina Cerrone con Marco Genna e Stefano Sarti. La prima è con il presidente della sezione FIPSAS di Roma, Guido Della Croce, a proposito del campo di gara di Ponzano Romano. La seconda è con il coordinatore della vigilanza FIPSAS, Mario Pecchioli, incentrata sul problema del bracconaggio e della pesca abusiva praticata soprattutto, anche se non esclusivamente, da soggetti extracomunitari. Guido Della Croce, presidente della sezione provinciale di Roma dal 2009, ma nella Federazione della Pesca Sportiva da quasi 40 anni. Nessuno meglio di te ci può parlare di quello che la sezione provinciale di Roma ha fatto per riportare alla gloria questo campo gara. Intanto ti ringrazio di questa opportunità, perché questo, insomma, poi, come dire, è un premio per tutti quelli che frequentano il campo, per noi della sezione provinciale, per l'agonismo di tutta la regione. Noi qui facciamo manifestazioni di pesca al colpo, però, come ti dicevo in altre occasioni, si può pescare in tutti i modi, tutte le tecniche sono redditizie, si può pescare all'edgering, si può pescare con la bolognese, si può pescare con la rubesen, insomma è un tratto veramente divertente. Siamo contenti di essere veramente felici di essere riusciti a rimetterlo su dopo una serie di vicende, insomma, che in qualche modo ci hanno dato soddisfazione, perché appunto hanno provato a noi e all'amministrazione provinciale, che ci è stata molto vicina, diciamo così, che si è operato bene. Perché, diciamo, ci sono stati dei problemi per accedere proprio a questa zona per un po' di tempo, e naturalmente quando ne siete rientrati in gestione poi avete trovato tante difficoltà legate al fatto che la vegetazione era cresciuta, al fatto che si erano accumulati materiali che proprio non c'entrano con il fiume. Quindi un lavoro proprio di braccia avete fatto. Tanto, appunto, ricordavo quelle persone e il lavoro che è stato fatto, stavo per dirti appunto, vedete, siamo venuti qui anche con mezzi, quindi ben organizzati come sezione provinciale, abbiamo utilizzato anche imprese del posto per poter rilevare appunto questi materiali di risulta e portarli a opportuna discarica. Speriamo di poter rilanciare in maniera più proficua la cosa, perché è chiaro che un'assenza dalla pesca così lunga ha creato una condizione sul piano tecnico difficile, perché il pesce è abituato ad essere pescato a distanza di canna, rubesieno, giù di lì, si era portato nei fondali, diciamo, più idonei per praticare questa pesca. Gli agonisti contenti di frequentare il campo anche in una condizione difficile, perché i risultati non sono stati, ovviamente, come ti dicevo prima, immediatamente positivi. Nel mese di giugno la pesca è cominciata progressivamente a migliorare, fino a questo mese di luglio che appunto le manifestazioni del campionato regionale hanno già dato delle soddisfazioni. Noi pensiamo che in settembre il campo sia ancora più redditizio. Normalmente la pesca su questo tratto del campo è a ridosso del fondo, se non addirittura sul fondo, con lenze abbastanza leggere, cioè della portata necessaria a consentire, diciamo, la passata. Linea di massima da 1 grammo a 3 grammi, questa è normalmente la pesca. Le catture che si possono fare sono pesci tradizionali di fondo nostri, e in particolare poi il tratto è frequentato da breme, da gardon, quindi pesci specie alloctone, che però danno diverse soddisfazioni per le manifestazioni di pesca sportiva, che sono pesci che si prestano alla pasturazione, quindi
idonei per la pesca al corpo. E come vedete, il campo gara di Ponzano non ospita soltanto delle competizioni sportive, è uno splendido posto naturale dove potersi concedere anche delle passeggiate a cavallo. Questo è un posto veramente bellissimo, del tutto non scontato, a poco meno di 30 km da Roma, un posto dove poter stare anche con le proprie famiglie, non soltanto per pescare, è un posto dove veramente siete invitati a venire se volete passare un fine settimana completamente diverso. Mario Pecchioli, coordinatore nazionale delle guardie ittiche della FIPSAS, con lei per parlare insieme delle tante segnalazioni che arrivano sempre più di frequente, che riguardano in realtà dei pescatori che sono non muniti di licenza oppure che praticano poi delle pesche assolutamente non autorizzate, quindi mettono dei tramagli. Come si comportano le guardie in questi casi? Che cosa fanno? Ma generalmente le guardie ittiche della federazione sono preposte a vigilare sul territorio affinché l'esercizio della pesca dilettantistica e anche professionale avvenga secondo le regole previste. Purtroppo dobbiamo registrare in questi ultimi anni la presenza di cittadini e conseguentemente anche pescatori, perché è una loro abitudine che si portano dietro dal loro paese, di pescatori tra virgolette che si presentano su corsi d'acqua e prelevano quanto gli è maggiormente possibile. Ovviamente in questa attività, come può capitare anche per gli stessi cittadini italiani, l'esercizio della pesca, che ha delle sue regole ben precise, viene esercitato in modo anche fraudolento, e da lì il compito e l'impegno delle guardie della federazione affinché queste cose non avvengano. Un pescatore regolare, uno munito di licenza, che va a pescare, si trova di fronte a una scena appunto di chi magari ha messo delle reti lungo un corso del fiume, oppure comunque sta pescando in modo non lecito. Che cosa deve fare? Come si deve comportare? Allora, di fronte a un fatto simile, io consiglierei ai pescatori di evitare di mettersi in conflitto con chi agisce in questa maniera. La cosa più importante sarebbe quella di segnalare a chi è preposto dalle istituzioni, e anche ovviamente non tra le istituzioni ma tra chi è interessato a salvaguardare la fauna ittica, le sezioni provinciali che con le proprie guardie possono intervenire e eventualmente sanzionare o comunque reprimere l'abuso. Ecco, insisto in questo fatto perché possono avvenire fatti incresciosi sulla base del fatto che intanto chi commette un reato è sempre diciamo propenso a reagire, e non sapendo i soggetti con cui ci troviamo a che fare è opportuno evitare, ecco, per fatti di questo genere conflitti. Poi l'aspetto importante è quello di arrivare in ultima analisi a evitare che questi fatti si ripetano, per cui invito tutti i pescatori a segnalare in modo continuo i fatti a cui assistono, dopodiché devono essere le istituzioni e chi preposto a far che questi non vengano più. Andiamo a chiudere dando spazio ad una delle ormai numerose iniziative portate avanti dalla FIPSAS e dalle società ad essa affiliate nei confronti delle persone affette da disabilità mentale. Stavolta è nata da una collaborazione fra la sezione FIPSAS di Massa Carrara e l'ANFAS Toscana per offrire a persone particolarmente sfortunate una giornata di svago e di serenità. Il Comitato Regionale Toscano ha messo a disposizione un pullman portando ragazzi ed accompagnatori al Lago Alice, fiore all'occhiello della sezione massese, dove essi sono stati presi in consegna da istruttori che li hanno avvicinati alla pesca sportiva. Poter pescare è una delle cose che fanno felici e queste immagini ne danno sicuramente conferma. Queste erano le ultime immagini per questo TG. Adesso ci concediamo una breve pausa, riposiamoci, divertiamoci, magari senza andare oltre le righe. Ciao ragazzi, ci rivediamo a settembre.